Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Spaceland, un gioco che trovate su Steam a 14,99€. Qualcuno di voi me l'aveva consigliato, ho avuto modo di provarlo, il gioco è in italiano e simula un pochino quello che è il combattimento visto in XCOM in una salsa un pochino più, diciamo, tranquilla, meno cupa. L'obiettivo degli sviluppatori è quello di, diciamo, portare delle partite non lunghissime sulle 10-15 minuti a livello, con una storia, con dialoghi tra i nostri personaggi. Andremo a controllarne fino a 7 di questi marine spaziali, ma andiamo avanti con la partita che avevo iniziato, che avevo un pochino giocato, e non è semplicissimo. Vedete, la struttura dei livelli è fatta un pochino a gioco mobile. Questa cosa non mi è mai piaciuta, però comunque ha un senso per capire il fatto che comunque ci siamo schiantati, siamo entrati in questa base e dobbiamo riportarla alla luce. Abbiamo, allora, Barrett, stai fermo, chiunque tu sia, allontanati da quel mucchio di spazzatura e tieni le mani dietro la testa. Salve ragazzi, non agitate le armi, sono solo un vagabondo che raccoglie spazzatura, non è proibito in questo sistema, sì, perché siamo nello spazio, insomma siamo su questo pianeta. La Omega Corporation ha abbandonato questa stazione e noi collezionisti abbiamo deciso di arricchirci qui. Un tossico stellare, un razziatore di rifiuti, ma che mi dici dei mostri? Sono dappertutto qui intorno. Sì, c'è qualcosa che non va in questa stazione, la fauna locale è aggressiva, ma non ci fermerà. Oggi ho visto qualcosa come un'imboscata di armadillo, un qualche soldato. Probabilmente è ancora privo di sensi alla centrale elettrica. Ok, militari, sembra che siano stati loro a mandare il segnale di soccorso. Immagino che andremo alla centrale elettrica, dobbiamo evitare quel poveretto. Ok, wow, vediamo di cosa si tratta. Posso provare a riparare questo fucile automatico e l'armatura? Vuoi questa robaccia? Ce n'è in abbondanza, prendila. Ho venduto le cose di valore molto tempo fa. Nel laboratorio ci sono nuovi tipi di equipaggiamento. Allora, abbiamo il laboratorio che poi andremo a sbloccare, la possibilità di sistemare, spendendo soldi, i vari oggetti, sì, e forniremo l'oggetto a Jim. Ok, sì, qua possiamo andare a dialogare con questa nostra squadra attuale. Possiamo scegliere un'armatura, ma non ne abbiamo. Allora, arma principale, può usare fucili, vabbè, userà il fucile. Vediamo se riusciamo a sistemare anche, no, non riusciamo a sistemare l'armatura purtroppo. Vedete che qua abbiamo sotto l'enciclopedia la squadra che abbiamo attualmente, vedete, con la possibilità di cambiare l'armatura non ne possediamo, e poi abbiamo anche la possibilità di equipaggiare armi secondarie. Va bene, non facciamo dialogo, ma andiamo a giocarci il livello qui alla centrale elettrica, perché questo era una scena di dialogo. Ha una bomba. Sì, qua parlano ancora tra di loro, diciamo che il gioco punta molto sui colpi di scena causati dai dialoghi. E in questo caso iniziamo con la grafica di gioco, che possiamo zoomare, vedete, molto carina. Il tossico ha detto che la bestia era da qualche parte in una stanza sul retro. Uno di noi la distrarrà e l'altro la coprirà alle spalle. Va bene. Scappare da creature spaziali malvagie è quello che mi sono perso. Ok, andiamo. Il pannello a destra apre la porta. Ti ricordi come si premono i pulsanti? Sì. Hai paura dell'elettronica dopo l'esperienza con la camera di compensazione in quel mercantile? Sì, qua, vabbè, tutto story driven, insomma. Nuovo fucile automatico, può sparare a raffica. Seleziona un nuovo pulsante della modalità di sparo. Perfetto. Allora, iniziamo premendo, aprendo la porta. Dobbiamo attirare questa creatura. Insomma, vedete che qua possiamo muoverci fino a qui. E poi possiamo andare a... non abbiamo il pulsante di sparo, però possiamo andare a sparare. Vedete che l'abbiamo mancato, seppur con l'86%. Ci muoviamo con lui, dobbiamo fare attenzione anche ai colpi. Vedete, qua abbiamo la possibilità del 100% di colpirlo, uccidendolo. Bene, ora tocca a loro. Ci manca e ci colpisce. Ci colpisce ben due volte. Allora, lui potrebbe cambiare la modalità di fuoco. Raffica, spende due munizioni e infligge il doppio dei danni. Sì. Ok, e lui spara a lui. Ok, yeah. Dobbiamo fare attenzione anche alle munizioni, perché poi le munizioni finiscono e dobbiamo trovarle, diciamo, esplorando, aprendo casse e cose del genere. Ok, intanto andiamo avanti. C'è una porta di là.
Però il gioco è tutto guidato all'inizio. Che cos'è questo? Vedete, lì ci sono dei depositi di munizioni, cosa che andiamo subito a turno dell'avversario. Infatti da qua escono i mostri e anche da qua. Mi ricorda molto Into the Breach. Ok, tu spari a questo. Riesci a spargli due volte, perfetto. E tu spari a questo, perfetto. Voglio dare un'occhiata a chi ha meno munizioni. E non lo so, io direi che magari non possiamo distruggerlo. Sto a fare qua una granata qui, no, non possiamo. Vabbè, ci spostiamo lì e diamo un'occhiata alle munizioni. Turno dell'avversario, adesso ne escono ancora di continuo. Quindi tu vai e prendi munizioni, tu invece vai qui e provi a sparare a lui. Perfetto. Niente. Non abbiamo altro da fare, quindi direi che ci possiamo muovere. Trova il soldato. Ok, niente, andiamo di qua. Ok, possiamo aprire la porta e dentro c'è un mostro. Allora, il Bronto è rosso, è immune ai danni della parte interiore, ma può salire fino a due quadrati. Salire solo fino a 2 quadrati, attirarlo con un eroe. Sì, perfetto. Questo è figo perché possiamo spostarci di qua e lui potrebbe andare ad attirarlo qui. Fine turno e vediamo che cosa fa. Però avanza di 2 quadrati alla volta, quindi rischiamo veramente di perdere i turni. Mannaggia, ecco qua. Abbiamo fatto quello che non dovevamo, ma va bene. Lui adesso sparerà in questa direzione e lo ucciderà istantaneamente. Perfetto, fantastico. Direi non possiamo uscire perché lui ci occupa la strada. Quindi adesso accediamo e andiamo a vedere il sopravvissuto. Secondo il distintivo, il soldato Ben Carmine è morto. Il tossico parlato di un altro soldato. Ok, non è lui quello che stiamo cercando, però. Diamo un'occhiata qua a questo coso qui. Lì ci sono altre munizioni, le farei prendere all'altro tizio adesso. Ok, allora tu. Ok, l'abbiamo tirato in piedi, mi fa male la testa, da quanto tempo sono fuori? Range spaziale, questa è un'operazione militare, non dovresti essere qui. Resta dietro di me, ti farò uscire da qui. Vabbè, sì, iniziamo già. Mi ricorda molto questo StarCraft. Vediamo un po' che arma ha questo tizio. Boh, il mitraglione. Va bene, le munizioni prendile tu. Adesso controlliamo tre personaggi. Possiamo andare ad aprire la porta con questo. No, abbiamo aperto, ok, tutte e due le porte. Speriamo di non ricevere un assalto. Infatti, lo riceviamo. Allora, abbiamo tante creature qui. E questo che dobbiamo affrontare alle spalle. Quindi direi che uno di loro. Tu vai e non spari a nessuno. Tu niente. Niente, aspettiamo un attimo e vediamo che cosa succede. Perché questo. Ah, ma mannaggia, non avevo visto questo. Ok, niente. La situazione diventa abbastanza drammatica. Perché adesso ce ne hanno già buttato giù uno. Niente, peccato. Allora. Io direi che tu vai qui. Lui si muove di due, quindi. Mannaggia, l'aveva le granate l'altro. Abbiamo sbagliato. Non so neanche io cosa fare. Potremmo andarcene e fargli. E aspettarli qui uno alla volta perché se entrano uno alla volta riusciamo ad abbatterli. Allora, tu qui e tu qui. Ok, tu riesci a sparare a lui uccidendolo e lui resta in attesa, quindi contrattacco. Ok,
Attendiamo. Tanto questo qui non riusciamo a ucciderlo. Però in compenso, se tu ti metti qui, tu ti sposti giù, forse attendendoli riusciamo a... Ok, perfetto. Allora, adesso. Adesso. Tu non puoi sparargli, però se vieni qui, forse riesci a ucciderlo. Perfetto. E tu spiani lui. Ok, un'ottima tattica, devo dire. Magari tu... No, non puoi. Fai un passo... Non lo so. Un passo indietro. Andiamo. Azza, mannaggia. Niente, giocata proprio male. Giocata proprio male. Vabbè, intanto tu... Lui non ha più munizioni. Fantastico. Calcio. Ok, no. Allora vai qui. No. No. Calcio. Ok. Sì. Beh, fortunatamente lui è forte, quindi... Altra cosa. Ok, no. Dobbiamo... Dobbiamo fuggire. E anche di corsa. Anche perché sta arrivando l'altro tizio. L'abbiamo proprio gestita male, male, male. Niente, mi metto qua nell'angolo e aspetto l'inevitabile, perché alla fine moriremo. Ok. Non abbiamo più munizioni, quindi o scappiamo più veloce della luce. Quello lì si muove di due, quindi bisogna aspettare. Vediamo se riusciamo a sopravvivere, perché adesso in un turno lui entra. Quindi noi iniziamo a spostarci qui. Se riusciamo a trovare munizioni, lui ci attacca, ci toglie 14. Tecnicamente non riusciremo a fuggire, però... No, ce la facciamo forse. Allora, andiamo di qua o di là? Allora, l'uscita è di là, quindi forse ci salviamo. Se l'uscita... Mannaggia, non attaccarci, non attaccarci. C'è la freccia, quindi tecnicamente dovremmo riuscire a salvarci. Perfetto, abbiamo salvato il salvabile. Abbiamo preso anche dei soldi. Forse con questi soldi riusciamo a... Ovviamente dovevamo finirla in 12 turni, l'abbiamo finita in 22, però siamo riusciti a salvarci. Siamo venuti qui per una missione importante e segretissima. Sì, i personaggi non li perdiamo, ma ovviamente non dobbiamo perderli tutti all'interno della stessa missione per non perdere la partita. Oggi abbiamo ricevuto il tuo segnale di soccorso. Devo dire che sto un po' imparando, perché normalmente mi sarei depresso sul fatto di aver già perso due soldati e avrei detto questa la andiamo a perdere, la dobbiamo rifare. In realtà sono riuscito a giocarmi bene le mie carte. Vabbè, fatto sta che adesso possiamo ricercare l'armatura. No, non lo voglio dare a Jim. Io lo vorrei dare... Non posso equipaggiare gli altri. Squadra, lui. Armatura. Non può. Non può essere utilizzato, vabbè. Niente, no. Allora controlliamo solo lui. Va bene, creiamo, la diamo a lui. Perfetto. Quindi teoricamente dovrebbe già averla equipaggiata, Jim. No, non voglio parlare con lui, ma voglio dargli l'armatura. Perfetto, equipaggia. Perfetto. Si va avanti, no? Sì. Si va là. Lo scanner ha notato un intero branco di queste bestie. Sì, al lavoro. Vedete che le partite non sono lunghissime, perché anche le mappe non sono grandissime, ma ci sono barili di carburante tutto intorno. Faremo crollare tutte le buche e studieremo con calma la zona. Ma io credo che lui non abbia più munizioni. Prima spariamo, poi pensiamo. Prendiamolo. Il divertimento inaccettabile. Sezione 3, capitolo 4 della carta. Va bene. Allora, passa l'arma secondaria di Marcus, infligge meno danni ma non spreca munizioni. Perfetto per far saltare in aria barili a distanza ravvicinata. Allora.
Modalità secondaria. Ok, bene. Abbiamo già perso un soldato, ma no, questo l'ho fatto apposta. Era per vedere se eravate attenti. Vuoi sparare? Interessante. Fine turno, vediamo che cosa possiamo fare qua. Vediamo se lui ha recuperato le missioni tra una missione e l'altra. Sì, penso di sì, perché... Allora, io vorrei con lui sparare a questo. Vedete che poi gli abbattiamo il... questo, ok. Ah no, ma devi sparare con questa, scusami. Eh sì, vabbè, adesso ci spianano già subito, così. Niente, qua stiamo giocando un po' ad cazzo, ma va bene. Uccidi lui. Uccidi lui. Puoi sparare ancora, no? Fuggi. Sciocco. Lì c'è una cassa del pronto soccorso. Sì, qua bisogna far saltare tutto. Questa è saltata, bisogna far saltare anche quello. Eh sì, qua bisogna giocarla in modo diverso. C'è andata di lusso. No, direi di no. Vediamo se riusciamo a far saltare questo. No. No, 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 non ce la facciamo. Niente, la partita qua è persa. L'ho giocata un po' così. Sì, vabbè. Dato. Abbiamo subito delle perdite, me ne sono accorto. Allora, carissimo, morto anche lui, vediamo che l'avventura finisce qui. Allora, ovviamente, il gioco è molto più sciallo di quello che è un XCOM. Ci riguardiamo il dialogo. Il gioco è graficamente molto carino, si presta molto anche per un gioco mobile, per dire. Non ha quella profondità che ha magari un gioco come XCOM, cioè dove si producono cose, qua si producono ma in modo molto più soft. È un gioco che costa 15 euro, vi posso dire se li vale o meno, insomma, io vi posso dire... Hai mancato un barile? Vabbè, voglio vedere se... Ok. Ah, ma siamo in tre, quindi possiamo pensare di fare una cosa di questo tipo. Vediamo se funziona. Ok. Beh, però resta un gioco molto molto tattico, anche se abbiamo detto tutta la parte intorno a livello gestionale non è al pari di XCOM, perché comunque vedete che di cose da fare a livello tattico ce ne sono parecchie. Tanto io sto sparando e sto già mettendo fuori uso due di questi nidi, diciamo, di creature. E adesso sta andando già decisamente meglio, anche se qua continuano a spawnare, quindi abbiamo già perso un soldato, insomma, qua si fa saltare un altro, qua se ne fa saltare un altro, forse. Ah no, aspettate, aspettate, mi è venuta un'idea. Se io mi muovo qui e prendo la granata e la lancio lì, probabilmente farò saltare. No. Farò saltare un bel niente. No, non è una granata molto blanda questa. Lui potrebbe andare a curarsi, ma non ne ha bisogno. Faccio saltare quelli, che non fanno assolutamente nulla. Fine turno. Eh no, da qua continueranno a spawnare, non c'è modo di distruggerlo questo. Comunque si distrugge questo e la missione tecnicamente finisce una volta che si attraversa qui. Partite veloci, da quando si ha un attimo si va avanti con la storia. Non è assolutamente brutto. Per chi cerca ovviamente qualcosa di complesso, di molto gestionale, non è il gioco che fa per lui. Però
perché cerca comunque un combattimento in cui si deve ragionare, una sorta di scacchiera dove si combatte, si spara, insomma, si fa un po' di casino. Non è assolutamente un brutto titolo, anzi, io adesso potrei fregarli, sparare. Vabbè, faccio con lui. Ma no! Non ha più colpi? Mannaggia. No, niente. Non riesco a smettere. Come vedete, io sto cercando disperatamente di chiudere il video, ma non ce la faccio. Allora, scusate, io mando qua questo. Lui spara al barile. Boh. E non può neanche dargli un calcio. Il calcio però glielo può dare così. Ok, lo uccide. Fantastico. Lui adesso prende le munizioni. Vediamo che cosa succede adesso. Prende le munizioni. E poi spara questo. Che non fa assolutamente niente, ma va bene. Se io lo mando qui. Ah, ecco, abbiamo capito come fare. Dobbiamo dargli il calcio, cioè dobbiamo studiarlo in modo da dargli un calcio, mandarlo qui e poi mandarlo lì e farlo esplodere. Ok, abbiamo capito lo scopo della missione. Veramente molto interessante. Poi ovviamente fatemi sapere se volete vedere altri episodi, ma credo che comunque abbiamo dato un'idea di quello che è questo gioco per chi era curioso di vederlo commentato in italiano. Insomma, non sono mai stato una cima in questi giochi, ma sto un pochino imparando. Negli ultimi tempi mi sto dedicando abbastanza allo strategico e al gestionale e quindi pian piano sto imparando. Comunque è l'ennesimo gioco indie che vi porto. Ovviamente non mancate di farmi sapere i vostri commenti in proposito qua sotto, appunto nei commenti. Alla prossima ragazzi, ciao ciao!